Ciao a tutti, bentornati in un nuovo Get Ready With Me. Postazione anche diversa perché non potete capire cosa ho fatto per spostare un tavolino qui, appoggiarci di tutto e di più, così posso truccarmi magari in modo più rapido e molto migliore, si spera. Sono come sempre con il mio amichetto cerchietto halloweeniano che ormai conoscete tutti. E oggi, come vi avevo promesso, il Get Ready con i prodotti Mulac, principalmente, che mi sono arrivati nuovi, quindi andiamo a testare sia i nuovi rossetti, quelli che hanno fatto per il terzo anniversario di questa marca, sia le palette con i glitter che adesso vi faccio vedere. Penso utilizzerò la Toxic, che è quella con i colori più caldi, mentre l'altra è questa qui, Antidote. Ormai tanto le avrete viste 10.000 volte e, come appunto vi avevo promesso, le testiamo. E come palettina, per quanto riguarda gli occhi, invece vi dico subito che vado ad utilizzare questa nuova di NYX, che si chiama Perfect Filter, ed è questa sempre dai toni caldi, non ci sbagliamo, ed è la numero 02 Rustic Antique. E io direi che iniziamo subito, come sempre, dal trucco occhi. Prendo questa palettina di correttori, che è l'Infallible Total Cover di L'Oreal, e con il colore più chiaro lo uso tipo come primer. Tra l'altro, come avete potuto notare, penso, ho fatto le unghiette nuove, le ho fatte ieri, e sono felicissima finalmente di aver tolto quell'obbrobrio, che ormai erano davvero obbrobriose, di unghie che mi ritrovavo, poi erano davvero troppo lunghe. E ok che sono abituata a portarle lunghe, ma quelle erano insopportabili, anche solo la mattina per lavarmi il viso e togliere i caccolini, che sicuramente tutti abbiamo, ecco, era diventato davvero scomodo, quindi ho dovuto correre ai ripari. Queste unghie fantastiche, che se volete trovate, credo avrò già messo una foto su Instagram quando vedrete questo video. Tra l'altro, in questo Get Ready vi devo parlare di un po' di argomenti, però prima iniziamo con il trucco occhi. Vi dico quale ombretto utilizzo come primo ombretto che utilizzo è questo qui sull'aranciato, color zucca direi, è proprio esatto, solito pennello da sfumatura, ormai zozzissimo, dovrei anche lavarli i pennelli. E poi andiamo nella piega, abbastanza leggero, non troppo pesante, perché ci servirà proprio solo da base questo colore arancione. Prima cosa di cui voglio parlarvi è l'argomento, penso che avrò anche intitolato questo video, perché dovete prepararvi psicologicamente, come ho fatto anch'io in realtà prima di prendere questa decisione. Cioè, ho deciso di tatuarmi tutte le principesse Disney, ve l'ho detto anche nel vlog che è uscito prima di questo video. E tra l'altro, se siete curiosi di vedere il primo step di questo tatuaggio, vi rilascio al vlog appunto dove vi ho fatto vedere il primo delle 6 principesse che voglio fare, perché sarà un tatuaggio a tema Disney, però soltanto principesse Disney. Intanto che parlo, io vado con un pennello un po' più cicciottello e preciso e prendo invece questo bordeaux fantastico. Come prima principessa avete visto che ho fatto Ariel, e la prossima volta invece andrò a fare tutto il resto delle linee, quindi si comincerà a vedere un po' meglio. E il punto che ho deciso di fare è quello del polpaccio, quindi tutta la parte del polpaccio completamente sarà tatuata e anche colorata. Ora saranno soltanto linee, però poi piano piano diventeranno colorate e prenderanno vita. Sono felicissima di questo progetto, ci ho messo un po' in realtà per elaborarlo, perché è abbastanza grande e anche impegnativo proprio in quanto tempistiche, perché farlo tutto in uno mi sembrava un po' esagerato, cioè sarei dovuto andare in giro praticamente sulla sedia a rotelle, perché altrimenti mi si sarebbe gonfiata la gamba come una zampogna. Quindi l'unico modo era di farlo in vari step, e chi ha dei tatuaggi grandi e colorati sa, vanno per forza fatti in questo modo, altrimenti soprattutto per il mio tipo di pelle, che è sensibilissima, l'avete visto, sarebbe stato la fine. Meglio piano piano. Comunque volevo avvertirvi, così vi mettete subito l'anima in pace. So che moltissimi mi scriveranno: no Ila, non fare questa cavolata, che ormai tanto è già stata fatta. Però comunque sia, ho il prossimo appuntamento il 28 di aprile, quindi adesso io non so quando farò uscire questo Get Ready. Il 28 di aprile sappiate che girerò il vlog quel giorno, perché forse lo girerò, non lo so ancora, io ve lo dico, però non è una cosa sicura. Ah, nel mentre sto prendendo il colore più chiaro, questo bianco, e lo sfumo sotto, quindi se mai poi vedrete il vlog, altrimenti poi comunque quando girerò il video l'aggiornamento dei tatuaggi sicuramente vi farò vedere come è venuto alla fin fine, perché l'importante è vederlo poi completato, perché altrimenti se ve lo facessi vedere pezzettino
pezzettino per pezzettino non ce la facciamo più. Comunque vi dico subito, le principesse che ho deciso di fare sono Ariel, Cenerentola, la bella della Bella e la Bestia, Pocahontas, Mulan e la Bella Addormentata nel Bosco, che sono le mie principesse Disney preferite. E non solo, ma a ogni principessa Disney ho attribuito un significato, quindi poi nel corso del tempo ve li dirò, ve li farò vedere. Adesso continuiamo con il trucco. Come vedete ho fatto praticamente la struttura. Adesso vado ad applicare i glitter sulla palpebra. Non metto nessun ombretto perché questi glitter hanno da mettere prima un siero, una sorta di sì, elisir qui si chiama, che è questo qui, che è composto in ogni palettina e attacca meglio se sulla base non c'è nulla. Quindi io lo prendo con il dito, proprio una cosa rustica, e lo vado a picchiettare. Ne prendo comunque un bel po' e lo picchietto qui dove voglio mettere i glitter. Come glitter sono molto indecisa se utilizzare questi, i Fatal Rose oppure Overdose. Nel dubbio io vado con Overdose, che è quello più bronzo. Questo sono oro, bronzo, rosso, rosa, quindi penso andrò col bronzo. Per applicare questi glitter mi trovo benissimo con questi pennellini qua, gli Oval Brushes. Tampono sul glitter, questa sarà la terza volta che provo a truccarmi con questi glitter, e poi tampono sulla zona. In realtà mi ci trovo benissimo. La cosa fantastica è che si struccano anche in pochissimo tempo. L'unica cosa che non mi piace è che fanno un po' di fallout, non so se solo a me, però dovete sapere che sono sempre sfigatissima con questo tipo di prodotti. Però devo ammettere che ogni tanto ce lo infilo in qualche make up, quindi mi piacciono. Naturalmente vanno pressati bene, quindi quando lo applicate proprio pressateli. Primo, vi dureranno sicuramente di più, e poi avranno un effetto più omogeneo, soprattutto se, come ho fatto io, non avete messo un ombretto come base. Poi questi glitter si possono utilizzare anche sulle labbra. Io l'ho provati, ve l'avevo fatto vedere quando ho girato il video del What's on My iPhone, avevo sui glitter Fatal Rose e mi sono piaciuti infatti tantissimo. Poi per dare un tocco di luce ci vado a tamponare soltanto nella parte centrale un po' di questo qui invece, che si chiama Cocktail, che è leggermente più chiaro. Ok, una volta poi pulito un po' di fallout, perché mi davano troppo fastidio quei glitterini, per completare il trucco degli occhi vado ad applicare l'eyeliner e utilizzo questo di Kiko, l'Out of Bones, in penna. Una volta fatto questo, ora potete o mettere ciglia finte se volete ricreare questo look, o altrimenti il mascara come farò io. E ultimamente mi ritrovo ad utilizzare tantissimo questi due prodotti insieme. Questo che è il primer per le ciglia, il mascara bianco della Kiko, e poi sopra ci vado con il The Real di Benefit, e poi vado con il Better Than Sex di Too Faced, ormai lo conoscete. Quindi prima applico questo bianco. Non potete capire quanto mi stia aiutando. Sapete che ho continui problemi con queste ciglia dannate, perché sono piccole e schifose. E questo, diciamo, non è che me le fa diventare magicamente più lunghe, perché è una cosa impossibile. Però aiuta molto, aiuta tantissimo, sia nella stesura proprio del mascara e sia poi nel risultato finale. Poi questo va lasciato asciugare circa un minuto, tempo che si secca leggermente, così l'effetto è ancora più rimpolpante. Tra l'altro, invece, parlando di questa palettina, che tanto dopo ci riserve per poi completare il trucco occhi nella parte inferiore, mi piace tantissimo. Me ne hanno inviate due, questa e un'altra dei toni più freddi, ma questa qui naturalmente, e visto che ormai lo sapete, mi trucco solo con questi colori, è splendida, splendida, splendida. Poi oggi con questi glitter ci stava tutta. L'unico fatto è che alcuni colori di questa palettina sono un po' poco scriventi rispetto ad altri, però per il resto mi piace tantissimo. Ora andiamo con il The Real. Non so se da lì si può notare, ma già è un ottimo risultato. Adesso passiamo al fondotinta, ma prima voglio mettermi questo qui, che è una sorta di primer spray fissante di Urban Decay, si chiama B6. Lo vado a far asciugare per bene e poi appunto vado col fondotinta di Bourjois. Questo qui è l'Ultimix, ormai lo sapete. La mia colorazione è la 51 Light Vanilla. Tre pompatine
e poi con la Beauty Blender lavata oggi, guardate quanto è bella, vado ad applicarlo. In realtà questi giorni non è che io abbia utilizzato particolarmente il fondotinta, anzi mettevo soltanto il correttore magari nelle zone un po' critiche, tipo occhiaie, magari qualche macchiolina così, però è un po' che non uso il fondotinta, non dico un mesetto ma quasi, però questo fondotinta rimarrà sempre uno dei miei preferiti, cioè non lo sentite e io odio i fondotinta troppo pesanti, anche se mi piace l'effetto full face, quello sempre, però ecco, a volte esco tranquillamente anche senza. E poi passo al correttore. Questa volta ho cambiato mix, uso il Born This Way nel colore light medium per coprire la parte più scura dell'occhiaia e poi per illuminare il Naked Skin colore fair. Fatto il nostro highlighting, vado sempre con la solita spugnetta e sfumo. Fatto questo, vado a fissare il correttore con la cipria, questa qui, la solita Laura Mercier. Uso sempre la Beauty Blender e prelevo il prodotto. Mentre poi prendo la Stay Matte che ho ricomprato, sono felicissima, della Rimmel, colorazione 001 Transparent, vi ho detto tutto, e vado con un pennello sul resto del viso. E poi vado anche a togliere l'eccesso di cipria. La tengo circa un minuto, giusto il tempo di settare bene il correttore sull'occhiaia. Però prendo un pennello più piccolino, che così è più preciso. Fatto questo, adesso riprendo la mia palettina degli occhi e il pennellino e prendo il colore arancione, quello che abbiamo utilizzato inizialmente, e sfumo qua sotto. Poi con un pennello più piccolo e preciso e il colore più scuro, quindi quello lì bordeaux, invece vado a tracciare sempre nella parte sotto, però una linea un pochino più precisa, quindi senza stare tanto a sfumare. Mi serve proprio per dare definizione. Ora vado ad applicare il mascara anche nella parte sotto. Per quanto riguarda le sopracciglia vado ad utilizzare questa matita, la Brow Sculpt di Kiko, colore 01, e le vado a disegnare. Questa è una matita, mi ci trovo da Dio, soprattutto con questo pettinino dietro, che non è detto che sia buono, ma questo è fantastico, cioè ci metto davvero 5 secondi. Dopo aver applicato con questo sfumo, così uniformo bene per tutto il sopracciglio, e poi vado a sfumare la parte avanti, così viene un effetto un po' più sfumato, più naturale. Per fissare le sopracciglia uso questo prodottino di NYX che si chiama mascara colorato per sopracciglia, colore blonde, e lo uso sia per schiarire un po' la matita, che comunque va bene, però mi piace un po' più chiara, sia appunto per fissare. Ne applico proprio poco. Ora dalla palettina prendiamo invece questo colore che è leggermente perlato e lo vado ad applicare sotto il sopracciglio per dare un po' di luce. Ok, il trucco occhi è completato, adesso finiamo anche quello del viso. Utilizzo la mia solita cipria Master Sculpt di Maybelline, colorazione 02. Stavolta uso un pennello angolato. Come blush utilizzo questo di NARS, che è naturalmente Orgasm, guardate quanto è bello, con questo pennello Crystal Flawless di Neve, e lo picchietto leggermente. Questo blush con questo tono di trucco ci sta da Dio. E poi concludo naturalmente con l'unico e inevitabile illuminante, questo qui Colourpop, si chiama Lunch Money. Prendo un pennellino piccolo da sfumatura e lo applico, così viene un po' più preciso. Tac! E ora andiamo con l'ultimo prodotto per le labbra, sempre di Mulac, lo andiamo a provare. Ho scelto il colore 41 Ordinary Babe, ce ne sono 3 per questo terzo anniversario, ma io ho scelto questo, il packaging è sempre uguale, cambia soltanto la scatolina, come potete vedere, del prodotto. E il colore è un malva nude bellissimo, secondo me sta benissimo con questo trucco. Cioè guardate quanto è bello, anche se è un colore freddo riesce a stare benissimo con questo trucco ed è proprio particolare per questo. E infatti il look con questo prodotto è finito, io ve lo faccio rivedere, anzi vi zoom un po', eccoci qui, vi faccio vedere un po' più da vicino anche i glitter.
quanto sono belli. Detto questo, il look è completato, spero vi abbia fatto piacere vedere questi prodottini all'azione. Scrivetemi qua sotto se avete mai provato uno di questi prodotti e come vi ci siete trovati. Tra l'altro, se non siete iscritti, iscrivetevi, perché a breve arriveranno tantissimi nuovi video, e mettete un bel thumbs up se questo video vi ha tenuto compagnia. Io vi mando un bacio immenso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!